le arti marziali giapponesi hanno sempre avuto un enorme fascino su di me, fin da bambino. Ho iniziato a praticarle nei primi anni 90 e da allora non ho mai smesso. Ho cercato quindi di approfondirne le origini storiche, culturali e filosofiche. Io sono Cristian Russo, questo è il mio podcast, questo è Inside the Dojo. Eccoci. Buongiorno, buonasera a tutti. Oggi vi parlo del mio nuovo libro. Si intitola Kusaridō sulla via guerriera della catena. Se state ascoltando questo podcast, forse siete appassionati di Giappone, delle arti tradizionali giapponesi o del Budo, Bujutsu, le arti marziali. Forse avete familiarità con alcune tra le più diffuse armi classiche giapponesi. La katana, il lungo arco yumi, le lame e gli stiletti da lancio noti come shuriken, o l'arma inastata corrispondente al nostro falcione, la naginata. Oltre che alle arti marziali, la fama di queste armi in Occidente è stata resa possibile grazie all'iconografia silografica, alla letteratura, alle esposizioni artistiche, ai manga, agli anime e alla cinematografia. Meno di frequente si sarà incontrata un'altra piccola arma nascosta, il kusari, anche nota come kusari fundo, manriki kusari, sode kusari, tama kusari, eccetera. Una corta catena appesantita alle estremità. Pratico e insegno arti marziali nella città in cui vivo, Torino, ed il kusari, tra le diverse armi presenti nel percorso proposto dalla mia scuola, la Yoshinryu, mi ha affascinato profondamente per la varietà, in termini di tecnica e per il mistero che l'attorniava. Un mistero che mi ha spinto a cercare di capire, a leggere libri nelle lingue disponibili. Un mistero che mi ha portato in Giappone, a Ōgaki, a Odawara, a Tokyo, inseguendo tracce. Ogni volta ho portato a casa un tassello, da approfondire con lo studio e con la pratica. Non è uno strumento semplice il kusari. Come e forse più delle altre armi tradizionali, enfatizza le potenzialità del praticante, quelle naturali, quelle da plasmare, e ne sottolinea i difetti. Non stupisce che da arma si sia trasformata nel tempo in amuleto di quella meditazione attiva che chiamiamo arti marziali. Ho deciso di raccogliere gli appunti, di viaggio, di pratica e di ricerca, che negli anni ho collezionato in merito a quest'arma, in un libro che ho intitolato Kusaridō, sulla via guerriera della catena, uscito lo scorso aprile. Il libro prosegue idealmente il cammino che ho iniziato con il libro sulla corda da cattura Hojojutsu, disciplina che è in qualche modo intimamente collegata all'arte della catena. Il Kusari è ritenuta un'arma ausiliaria dell'antico Jujutsu. Di fatto, con la catena e i pesi è possibile eseguire e potenziare un'ampia gamma di tecniche presenti nelle antiche arti marziali a mani nude: percussioni, pressioni, prese e leve articolari. Le origini dell'arma non sono chiare. La ristretta storiografia che le ruota attorno ha dei connotati agiografici, come è comune per argomenti analoghi nel Giappone antico. Su alcuni documenti di tardo periodo Edo viene narrata la storia e le gesta di Masaki Danshin Toshimitsu, un samurai del feudo di Mino Ōgaki, il quale, nel compiere il proprio lavoro a guardia del portale Otemon del castello shogunale di Edo, avrebbe ricevuto in sogno il kusari dalla dea Marishiten, manifestatasi in Akiba Gongen, una sorta di tengu, un demone corvo, della tradizione religiosa e folclorica sino-giapponese. Più realisticamente, il corto kusari fundo è nato dall'adattamento di una lunga catena di periodo precedente, il kompi, utilizzata sovente in abbinamento ad un falcetto, il Ksarigama, e di cui Masaki era esperto. Ancora se ne rinvengono antenati nella Cina continentale a Okinawa. Certamente il Ksari è un'arma minore nell'ambito di un ipotetico armamentario giapponese classico, ma uno dei motivi per cui la sua storia non è stata riportata interamente ritengo risieda non solo nella rarità, ma nella natura stessa dello strumento, la segretezza. In una forma grezza di categorizzazione, le ksaribuki, armi con catena più piccole, sarebbero infatti da annoverare fra le cosiddette kakushibuki, quell'insieme di piccole armi da celare nelle vesti o nelle mani, o ancora dissimulate all'interno di oggetti d'uso comune, atte a svolgere una funzione di difesa o di attacco in maniera improvvisa, non enunciata, talvolta in veri e propri agguati. Sotto quest'ottica il Ksari dichiara la propria appartenenza ad una sorta di guerra individuale non ortodossa, asimmetrica, ove cioè, per mezzo di segretezza e indecifrabilità, un individuo e un'arma apparentemente deboli, piccoli e dimessi, si contrappongono a un'arma o a un individuo dalla forza diametralmente sovrastante. La gloriosa katana è l'esercito, l'umile catena è l'intelligence.
E non è un caso, forse, che i maggiori esperti dell'utilizzo di questo strumento siano stati agenti di polizia, appartenenti ai servizi segreti e guardie del corpo, persone la cui mansione era stata di proteggere un luogo o un'importante personalità, senza ostentare le risorse di cui disponevano. Sotto questa prospettiva, l'esistenza di tali tipologie di armi non è certo prerogativa esclusivamente giapponese. Anche la storia occidentale e i nostri musei sono ricchi di lame e spunzoni contenuti in oggetti come pipe, specchi, bastoni da passeggio, orologi e persino crocifissi, da ben prima che la moderna cinematografia li rendesse celebri, a partire dai film di James Bond o di Sherlock Holmes. Mater artium necessitas, la necessità è la madre delle arti, sostenevano i latini. Queste armi occultate nacquero dall'intelletto di persone sprovviste di grandi ricchezze, talvolta in seno alla criminalità o in occasione di particolari condizioni storiche. Ciò è valso anche in Giappone, se sappiamo peraltro che molti dei livelli più bassi dei Torimono, polizia e censori di epoca Edo, erano assoldati tra le fila della gente comune e perfino tra gli ex criminali. La natura così peculiare di questi strumenti suggerisce le chiavi per la loro neutralizzazione in combattimento. Conoscerne l'esistenza, le caratteristiche, la collocazione e le tecniche di utilizzo. Conseguentemente, la segretezza diviene, per l'esperto nell'arte della catena, voto assoluto, inviolabile, pena certa in caso di infrazione del voto, l'intervento divino con conseguente sciagura per l'eternità. Nel ricercare le origini del Kusari, mi sono imbattuto sovente in concetti complessi e ambigui, ma estremamente interessanti, come l'invenzione e reinterpretazione delle tradizioni, la ricostruzione di strumenti e discipline andate perdute, e della segretezza e standardizzazione come forme di preservazione della proprietà intellettuale. Questi temi riguardano l'arte della catena come moltissime tradizioni marziali e arricchiscono il dibattito sulla storia e sul folklore. Un abbinamento che nell'immaginario collettivo è stato fatto sin dal periodo Edo, che va dal 1600 al 1868, è Kusari Ninja. L'arma infatti ben si presta ad un utilizzo occulto e silenzioso, in difesa o in attacco, ed esistono alcune leggende che mettono in connessione la catena e le spie del periodo feudale nipponico, come la seguente. Akutagawa Kuroemon, un ninja di Koka al servizio del signore Toda trasferitosi a Shinano, nel feudo Shinshu Matsumoto, inventò una pozione segreta che rendeva il suo corpo trasparente. Nel terzo anno dell'era Tenmei, 1783, nel corso dei disordini chiamati rivolta di Ninomaru, Chino Sadaki, un rivale politico di Suai Yoriu, a seguito di uno stratagemma di quest'ultimo, venne incarcerato. Akutagawa, per ordine del signore Mitsukazu Matsudaira, si rese invisibile con la propria pozione, si intrufolò nella prigione e, dopo averla fatta bere anche a Chino, si dileguarono insieme. Le sentinelle, resesi conto della scomparsa del prigioniero, diedero l'allarme ed un brulicare di soldati accorse fiancheggiando le mura della prigione. Più soldati accorrevano e più Akutagawa ne abbatteva con il suo tamaxari. Dal momento che nessuno poteva vederlo, sembrava che la catena volteggiasse nell'aria, impegnando da sola, ma furiosamente, la battaglia. Come molte altre armi giapponesi, la fattura della catena e dei pesi doveva rispettare dei canoni legati al suo utilizzo, ma non potevano mancare riferimenti esoterici nelle proporzioni, nelle forme, nel numero degli anelli e delle dimensioni, elementi che andavano ad aggiungere un potere spirituale o placebo alla versatilità del Kusari. Un'arma enigmatica il Kusari, che proviene da un periodo estremamente fervido da un punto di vista culturale e religioso, ma anche ammantato da brutalità e leggende. Leggendo Xaridō è possibile avventurarsi per pochi affascinanti passi lungo la via della catena. Se volete sapere di più sul Xari, su tutto ciò che gli ruota intorno, acquistate il mio libro. Trovate il link in descrizione. Grazie, alla prossima Inside the Dojo. Bene, siamo giunti al termine di quest'altra puntata del mio podcast Inside the Dojo. Spero ti sia piaciuto. Ti prego di volermi seguire su Spreaker, Spotify, iTunes o sulla piattaforma che usi per ascoltarmi. Io mi chiamo Cristian Russo, se vuoi saperne di più su di me, sui miei progetti editoriali o sulla scuola di arti marziali dove pratico e insegno, clicca sui link in descrizione. Ciao, alla prossima!